Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Il 21 febbraio è dietro l'angolo e ormai manca meno di un mese al 35esimo anniversario della serie di The Legend of Zelda. Nintendo non ha ancora fatto sapere nulla su come verrà celebrato l'evento, e a questo punto direi che è proprio il caso di lanciarsi in un video speculazioni su cosa possiamo aspettarci da un 2021 a tema Zelda. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere la vostra, e se questo genere di video vi piace, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle Poro notifiche per essere sicuri di non perdervi le prossime Poro Prediction. Iniziamo! Il 2020 è stato segnato, nel bene e nel male, da un altro importantissimo 35esimo anniversario, quello di Super Mario, e da qui possiamo prendere spunto per quelle che potrebbero essere le iniziative proposte da Nintendo per festeggiare il compleanno di Zelda. Ma prima di chiederci cosa vedremo, secondo me è opportuno chiedersi quando lo vedremo. Le tempistiche di annuncio e pubblicazione sono infatti uno dei grandi punti interrogativi di tutta la celebrazione. Mario ha visto la pubblicazione del Direct dedicato al suo compleanno a ridosso di quella che fu la data di uscita di Super Mario Bros. Nel 1985 in Giappone. L'anniversario esatto sarebbe ricaduto il 13 settembre, che nel 2020 è capitato di domenica. Il Direct è stato pubblicato il 3 settembre, mentre la 3D All Stars il 18, il primo venerdì dopo il 13. Se Nintendo ha dato il via ai festeggiamenti di Mario con così poco preavviso, possiamo aspettarci lo stesso per Zelda? Sì e no, e vi spiego il perché. Anche il 21 febbraio cade di domenica, quindi a rigor di logica Nintendo potrebbe decidere di adottare la stessa strategia, pubblicando un Direct corposo a tema Zelda l'11 o il 12 febbraio e far uscire qualcosa, ora andremo a vedere cosa, venerdì 26. Bisogna però tenere conto che i festeggiamenti di Mario hanno subito notevoli ritardi a causa della pandemia e l'uscita dei vari giochi dedicati è stata rimandata più volte, con Super Mario 3D World previsto inizialmente per fine 2020 e non inizio 2021. Proprio la riedizione del platform pubblicato per Wii U a mio avviso ritarda un ipotetico Zelda Direct, perché l'evento andrebbe a sovrapporsi all'uscita del gioco prevista per il 12 febbraio, un evento su cui sicuramente Nintendo vuole concentrare tutta l'attenzione del pubblico. Se poi andiamo a vedere le iniziative proposte dalla Casa di Kyoto per il 30esimo anniversario di Zelda, ci rendiamo conto di come le uscite siano state spalmate durante l'anno e quasi nulla sia stato pubblicato a febbraio. Si spera poi che quest'anno tutto quanto torni alla normalità e anche una manifestazione importante come l'E3 di Los Angeles dovrebbe avere la sua edizione del 2021. La conferenza Nintendo potrebbe essere l'occasione perfetta per dare il via alle danze e presentare una collection prevista per fine giugno o inizio luglio. Qui le cose iniziano a farsi interessanti. Cosa possiamo aspettarci da un'ipotetica collection dedicata alla serie di Zelda? Guardare quanto è successo con Mario è la strategia migliore, soprattutto per non farsi idee completamente sbagliate. Abbiamo visto tutti quanti come Nintendo abbia trattato con superficialità la raccolta più attesa dell'anno, e per quanto mi aspetti un lavoro molto più curato per Zelda, difficilmente nella Triforce Collection potremo trovare più di 3 titoli appartenenti al filone dei capitoli in 3 dimensioni. Abbandonate qualsiasi speranza di vedere una collection comprensiva di tutti gli episodi della serie e siate pronti a rinunciare a qualche attesissimo ritorno. Per me la Triforce Collection sarà composta da soli 3 titoli: Ocarina of Time, Wind Waker e Twilight Princess. Niente di più, niente di meno. 3 giochi importantissimi che hanno segnato 3 ere molto diverse degli hardware casalinghi targati Nintendo. Se vi state chiedendo che fine abbia fatto Majora's Mask, non penso che la casa di Kyoto si farebbe problemi a sacrificarlo chiudendolo nel cassetto dove è stato nascosto anche Super Mario Galaxy 2. Sempre nell'ottica del minimo sforzo, massima resa, Wind Waker e Twilight Princess sarebbero già belli pronti nelle loro versioni HD apparse su Wii U, mentre qualche dubbio sulla versione di Ocarina of Time che verrebbe utilizzata mi rimane ancora. Da una parte avrebbe più senso riutilizzare il lavoro fatto nel remake per 3DS, ma questo richiederebbe un certo livello di impegno per realizzare il porting, o l'emulazione. Discorso molto diverso se Nintendo decidesse di riutilizzare la versione apparsa originariamente su Nintendo 64, e visto come sono andate le cose per Super Mario 64, non sarebbe poi così strano vedere inserita all'interno della collection questa versione. Si tratterebbe di sicuro non della prospettiva più allettante. Per gli Zelda in 3D, però, non è finita qui. Per me è chiaro che oltre a una Triforce Collection, Nintendo deciderà di ripescare un altro classico dalla cassaforte, Skyward Sword.
Si tratta infatti dell'unico Zelda in tre dimensioni a non aver ricevuto un upgrade sostanziale nel corso degli anni, se non una pubblicazione sulla Virtual Console della Wii U. Così come Super Mario 3D World è stato scorporato dai classici meno recenti, ricevendo una remaster molto più curata, lo stesso accadrà per Skyward Sword, un titolo che ha bisogno di una bella svecchiata, soprattutto nel sistema di controllo. A 10 anni dalla sua uscita, altro anniversario significativo, mi aspetto una riedizione pensata soprattutto per eliminare dall'equazione i motion control, o almeno che siano resi opzionali. Così facendo, Nintendo avrebbe un altro must buy da proporre al suo pubblico, anche perché si tratta di uno dei titoli meno conosciuti, che merita sicuramente una seconda chance. Ma lo sguardo sarà proiettato anche al futuro, e sì, secondo me, il 2021 sarà l'anno di Breath of the Wild 2 e della Switch Pro. Ormai lo sapete come la penso, ma per me i tempi sono maturi sia per pubblicare il tanto atteso seguito del capolavoro del 2017, sia una revisione sostanziale della Switch. Un'accoppiata del genere sarebbe la strategia perfetta per aggredire le vacanze natalizie del 2021 e non temere un diretto confronto con una next gen che ormai a quel punto avrà iniziato ad ingranare a livello di vendite. Così come Majora's Mask spingeva al limite l'hardware del Nintendo 64, così mi aspetto che Breath of the Wild 2 sia uno dei primi giochi ottimizzati per la revisione mid-gen della Switch, giocabile su tutti i membri della famiglia di hardware, ma con migliorie sostanziali su Pro, magari con una risoluzione maggiore e un framerate stabile. Non mancherebbero poi tante iniziative accessorie spalmate durante l'anno, in particolare nel periodo compreso tra agosto e novembre. Mi aspetto infatti un'altra release a tempo limitato come Super Mario 35, un Battle Royale basato sull'engine del primo The Legend of Zelda, così come do per scontato l'arrivo di un altro Game & Watch celebrativo, che questa volta potrebbe rifarsi direttamente al modello uscito nel 1989. Poi tanti crossover con titoli come Animal Crossing, Splatoon e Smash e collaborazioni con brand esterni del calibro di Lego e Levi's. E perché no, magari anche dei nuovi bellissimi amiibo. E per finire ci saranno sicuramente anche dei DLC dedicati ad Age of Calamity, il prequel di Breath of the Wild che ha registrato ottimi dati di vendita sia in Occidente che in madrepatria. E se proprio vogliamo sperare in una chiusura col botto, Nintendo potrebbe finalmente decidere di rilasciare una Virtual Console dedicata a Game Boy o di aggiungere le portatili al catalogo dei giochi in regalo con Nintendo Switch Online. Sarebbe l'occasione perfetta per recuperare anche gli Zelda in due dimensioni e riscoprire perle del calibro degli Oracles e Minish Cap. Insomma, poracci, questi sono, secondo me, alcuni degli scenari più probabili per il 2021 dedicato ai 35 anni di Zelda. Quali sono le vostre aspettative e prediction? Vi aspetto nei commenti, sono proprio curioso di sapere la vostra. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e per accogliere con così tanto calore ogni mia pubblicazione. Se avete già attivato le campanelle delle porotifiche, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Prediction, Michele 35, ciao!